Buongiorno a tutte e tutti. L'obiettivo del video di oggi è configurare un ambiente in cui è possibile utilizzare la libreria Python SpicePy. Potete accedere a questa libreria andando sul mio profilo GitHub, lo potete cercare oppure di digitare il link diretto che vedete qua. Poi cliccate su SpicePy e arrivate alla sua pagina oppure altro modo digitate il link diretto. Una volta arrivati su questa pagina vi trovate di fronte al codice vero e proprio che potete scaricare da questo tastino verde e c'è anche un breve testo da leggere, descrittivo, che oggi andiamo a seguire proprio per configurare l'ambiente. Che cos'è SpicePi? È un simulatore circuitale scritto in Python. Qui c'è un link ad una wiki, ehm, vi, dopo andremo a, a visionarla brevemente. Prima che cosa può fare questo progetto? Vi permette di risolvere circuiti lineari, eh, calcolando il punto di lavoro, risolvendo reti dinamiche, eh, quindi calcolandone il transitorio. Simulazione di reti in corrente alternata, quindi eh, regime sinusoidale. Sono supportati diversi tipi di componenti, quindi i principali il resistore, il condensatore, l'induttore, il generatore ideale di tensione e di corrente, generatori dipendenti, eh, sorgenti di tipo transient, visto che sono supportate le simulazioni di tipo transient. Non entriamo oggi nello specifico perché l'obiettivo non è eh, simulare, ma l'obiettivo è configurare l'ambiente dove poter simulare. Come vi dicevo esiste una wiki per capire come si utilizza, il link è qui nel file readme oppure ci potete accedere anche da questo menu, la apro brevemente e vado qui in un nuovo tab. Esistono due, eh, due item principali, la guida che vado ad aprire di nuovo in un altro tab, Qui sono presenti le informazioni, se vogliamo, del video precedente, vi viene spiegato che cos'è una netlist, come si descrivono quindi i componenti, eh, che tipo di analisi si possono fare e cosa deve essere scritto nella netlist per ottenere quel tipo di analisi. Eh, tutto pienamente descritto, vengono descritte anche le sorgenti di tipo transient e come possono essere utilizzate e richiamate. E infine viene fornito un codice Python che vi permette di utilizzare questa libreria che funziona, lasciatemi dire, nel 90% dei casi. Dopodiché nel restante 10% o perché avete inserito un componente specifico o per un tipo di analisi specifica alcune cose vanno, vanno cambiate eh, per coprire appunto quel caso specifico. Esiste poi come vi facevo vedere poco fa la pagina degli esempi che posso andare ad aprire, in cui appunto mediante degli esempi voi potete vedere tutte le potenzialità e eh, in questo caso qualora fosse necessario modificare lo script di base che vedete qua, eh, vi viene detto, ad esempio se andiamo nella parte di analisi eh, di circuiti AC, eh, esistono, diciamo, delle modifiche per ottenere, fatemi vedere, mh, diciamo, informazioni in maniera un pochettino differente, quindi qui va cambiata una linea di codice e così via, ma lo ripeto, non mi voglio dilungare troppo perché oggi il nostro obiettivo è capire come si configura l'ambiente per poter utilizzare questa libreria. Quindi andiamo avanti nella lettura di questa breve guida nella sezione installazione, che cosa è necessario? È necessario avere Python 3. Io ho messo un vincolo al fatto che Python sia eh, in versione maggiore o uguale a 3.6. Non è strettamente necessario, ma secondo me ad oggi è ragionevole. Soprattutto quello che è sicuro, Python 2 non è supportato. Dopodiché servono altre tre librerie per poter utilizzare Spice Py. Che sono NumPy, ShiPy e Matplotlib. Se uno è in grado di configurarsi da solo questo ambiente, a quel punto può accedere alla libreria semplicemente digitando pip install spice.py. È il modo classico con cui si installano le librerie Python. PIP sta per eh, Package Installer for Python, il modo classico con cui si installano le librerie. Oppure si può installare manualmente, se qualcuno ha delle esigenze specifiche si scarica tutto il codice sorgente che abbiamo visto più in alto, se lo posiziona dove vuole sul proprio computer e poi va a modificare i percorsi in modo tale che questo progetto sia visibile al suo interprete Python. Oppure un terzo modo, che è quello che vedremo oggi, che secondo me è il più semplice è quello di utilizzare il progetto Collaboratory di Google, anche detto Google Collab, dove Google stessa a mettervi a disposizione degli ambienti virtuali, quindi delle macchine virtuali, sono dei server remoti in cui l'ambiente eh, di base è già preconfigurato e voi dovete preoccuparvi di installare solamente le librerie extra che volete utilizzare, in questo caso la libreria eh, SpicePi. Questo è il modo che vedremo oggi. Pertanto, siccome ho qualcosa di supportato da Google, vi serve un account Google e eh, questo workflow è strettamente collegato con il vostro spazio su Google Drive. Pertanto io adesso apro Google Drive, vado a mettere... <coughs> Allora, vado a mettere qui da, da una parte, intanto qui avevo una cartella aperta che vado a chiudere. Vado a mettere qui da una parte mh, il vostro Google Drive e da quest'altra parte con un pochettino più di spazio dedicato a schermo. Vado ad accedere al Google Colab. Quindi terremo d'occhio tutte e due queste eh, schede di Firefox. Per eh, capire cosa succede dietro le quinte. Come si accede al Google Colab? Semplicemente digitando Google Colab. Il primo link vi dice Welcome to Collaboratory. Clicchiamo, vi si apre questa pagina, questa è la pagina iniziale, chiaramente linkata al vostro account Google, che se non avete dovete configurare. Ci sono diverse possibilità su cui non mi dilungo. Quello che mi interessa è creare un nuovo notebook. Che cosa sono i notebook lo scopriremo nel dettaglio a breve, ma sostanzialmente sono degli ambienti dove potete eseguire del codice Python. Premo New Notebook e date un'occhiata anche a cosa succede qui nel mio spazio di Google Drive. New Notebook, di qua mi stanno generando il notebook, da questa parte viene creata una cartella. Che è lo spazio di lavoro che andrà ad occupare Google Colab e qui viene generato un file che si chiama Senza Titolo. Se andiamo a vedere qua dentro, abbiamo il nostro file senza titolo. Cambiamoglielo e diciamo che questo qua è il nostro primo notebook, notebook 1. Do invio. Servirà un po' di tempo di sincronizzazione tra ciò che succede sul mio computer e sul server. Um, ma qui a breve vedremo che questo si chiamerà notebook 1 ed è esattamente quello che succede benissimo ritorniamo al nostro notebook e per ora possiamo metterlo anche a schermo intero uh, aumento un po' il font in modo che possiate leggere meglio quello che vado a scrivere e tentiamo di capire cosa possiamo fare qui andiamo a definire ad esempio una variabile di valore unitario. Andiamo a definire un'altra variabile e gli assegniamo il valore 4, e questo qua è del codice, del codice Python. Supponiamo di volerlo eseguire. Come facciamo ad eseguirlo? Premendo questo tastino con questa frecciolina, se ci soffermiamo un po' ci viene suggerito che possiamo eseguirlo anche con un CTRL più Enter, quello che mi interessa adesso è farvi capire che nel momento in cui andiamo ad eseguire la nostra prima linea di codice, la nostra prima cella, così si chiama, con un certo numero di linee di codice, verrà generato per noi una macchina virtuale, un ambiente virtuale, eh, a nostro uso e consumo. E questo ambiente sopravvive fin tanto che noi ne abbiamo bisogno. Lo stesso risultato lo possiamo ottenere andando a cliccare qua Connect, ma io vorrei farvi vedere cosa succede su questo tastino qua nel momento in cui eseguiamo la prima linea di codice, perché il notebook è in grado di generare automaticamente questa macchina alla prima necessità e la prima necessità è quando andremo ad eseguire queste linee di codice. Quindi vado a premere qui adesso Qui vediamo che viene allocato dello spazio, che ci stiamo connettendo alla macchina, che viene inizializzata successivamente la macchina e poi siamo connessi. A quel punto viene eseguito il codice, qui sotto vi viene detto che è tutto completato. Come possiamo verificare questo? Direi che cominciamo a familiarizzare col notebook e andiamo ad aggiungere un'altra cella. Se mi metto qua col mouse immediatamente sotto la cella, compare una linea bianca, e a questo punto posso aggiungere una cella in cui possiamo scrivere del codice. In questa cella andiamo semplicemente a scrivere a per visualizzare il contenuto della variabile a. La eseguo, adesso chiaramente ci vuole meno tempo perché la macchina virtuale a nostra disposizione è già pronta, ed effettivamente dentro la variabile a compare il valore 1. Variabile b. Quindi se modifichiamo il contenuto della cella si modificherà l'output. Questa volta possiamo provare ad eseguire il tutto con un control più invio. Ed ecco che abbiamo il valore 4. Giusto per farvi eh, capire meglio il fatto che questo sia codice Python, io in questa cella potrei definire una funzione. Def my eh, sum prende come argomenti due valori, x e y, e restituisce la somma di questi due valori. Impariamo un'altra cosa, siccome adesso abbiamo eseguito una funzione e successivamente la vogliamo utilizzare, è comodo eseguire questa cella e avere già a disposizione una nuova cella. Tutto questo si può ottenere con maiusc più invio. Viene eseguita quella cella. Come output non abbiamo nulla perché abbiamo semplicemente definito una funzione, che però adesso, come vedete, vi viene anche suggerita possiamo utilizzare. Se ad input gli forniamo A e B ed eseguiamo, questa volta la faccio con un CTRL più invio, otteniamo come valore chiaramente 4 più 1 che è 5. Mm. <coughs> Bene. Quello che sto per dire adesso è un qualcosa di extra, una farcitura di informazioni. Mi piace fornire delle informazioni eh, che vi facciano capire cosa succede dietro le quinte di questo sistema. Dunque, vi ho detto che c'è una macchina virtuale, un server remoto. Questo server remoto avrà un suo sistema operativo. Il sistema operativo è un sistema di tipo Linux. Da questo notebook noi siamo in grado di eseguire dei comandi su questo sistema operativo e di conseguenza eh, possiamo anche tentare di identificare questo sistema operativo. Ad esempio, noi possiamo utilizzare il comando ls. Questo comando ls è un comando che ci elenca i file sul nostro sistema operativo. ls/ questo slash si chiama anche radice, la radice del nostro sistema ci permette di vedere tutto il contenuto del nostro server remoto. Per dovere di cronaca, dall'interno del notebook i comandi sul nostro sistema devono essere eseguiti con un punto esclamativo davanti. Faccio CTRL più invio ed ottengo... Questa lista è una lista, perché LS sta per lista, di file e cartelle che stanno alla radice del nostro sistema operativo. Sempre per dovere di cronaca, i nostri notebook supportano in maniera nativa alcuni dei comandi di sistema. Questo significa che il nostro LS, siccome è uno dei comandi supportati, si può eseguire anche in maniera nativa senza il punto esclamativo. Eseguendolo in maniera nativa l'output è anche un po' più bello. Vedete che ci sono dei colori che ci fanno capire un po' meglio cosa c'è nel nostro sistema. Aggiungiamo una cella, lo faccio manualmente, e andiamo a vedere un uno specifico file che è dentro la cartella etc. E andiamo a vederne il contenuto. Il contenuto si vede col comando cat. Il comando cat mi permette di visualizzare il contenuto dentro dei file. Andiamo alla radice, dentro la radice è presente la cartella etc. Dentro la cartella etc. Andiamo a cercare un file che si chiama OS, che significa Operating System Release, la release del nostro sistema operativo. Control invio ed ecco che qua dentro vediamo che il nostro sistema operativo si chiama Ubuntu che è una versione di Linux. La versione di questo sistema operativo è la 18.04.5 ed è una LTS, Long Time Support. Versioni tipicamente utilizzate per questi scopi perché sono supportate molto a lungo e quindi permettono di fornire un servizio stabile a lungo tempo. <coughs> Tentiamo di capire un po' meglio la questione dei file presenti sul nostro server. Tutto ciò che è presente sul nostro server adesso lo vediamo perché siamo connessi al nostro server, ma nel momento in cui chiuderemo questo file e questo server non servirà più a nessuno, verrà dismesso e tutti i file che noi abbiamo salvato su questo server andranno persi. Nello specifico, se clicco questa... Cosa a forma di cartella, io vedo che qui ho una specie di explora risorse con dei file. Sostanzialmente quella lì è la mia cartella di lavoro. Per capire esattamente qual è la mia cartella di lavoro, posso usare il comando pwd print working directory, maiusc invio, sono dentro la cartella content e dentro la cartella content io vedo un'altra cartella che si chiama sample data, la quale contiene dei file. Se faccio ls senza niente, lui mi elencherà i file che sono dentro la mia cartella di lavoro. Maiusc invio. Come vedete, sample data. Se voglio cambiare la mia cartella di lavoro, posso utilizzare il comando cd, change directory, seguito dalla cartella in cui voglio entrare, ad esempio, sample data. Majusc invio. Ho cambiato cartella di lavoro. Lo posso verificare con print working directory. Sono dentro questa cartella di lavoro. Se adesso faccio ls. Quindi listo il contenuto di questa cartella di lavoro, vedo tutti questi file qua. Ok, solo per farvi familiarizzare col fatto che ci stiamo muovendo con questi comandi, ci stiamo muovendo e stiamo visualizzando il contenuto di un server che è a disposizione nostra in questo preciso momento, ma non lo sarà più in futuro quando riutilizzeremo questo file. Teniamo bene a mente questo concetto perché ci servirà in una fase successiva ora con questa x chiudo questa cartella e passo all'installazione del, della nostra libreria spicepy come si installa con pip install spicepy magari prima di fare questa installazione posso verificare con un punto esclamativo python meno meno version che versione Python ci stanno mettendo a disposizione? 3.7.12 perfetto, e a questo punto pip install spice pie, quindi punto esclamativo pip install spice pie. Con questo comando andate sul sicuro. Io vi posso dire che all'interno di questo ambiente il comando pip è supportato in modo nativo, quindi posso togliere il punto esclamativo e fare control invio. <coughs> Attendiamo un secondo perché lui sta verificando i requisiti e sono tutti soddisfatti perché come vi dicevo qui c'è un ambiente preconfigurato per voi che ha già un sacco di librerie scientifiche. Di conseguenza, dopo aver verificato che tutti i requisiti sono stati soddisfatti, ha semplicemente installato questo pacchetto. Possiamo verificare um, i dati di questo pacchetto con pip show spy spy, control invio e qui compariranno un po' di dati del pacchetto che abbiamo appena installato, spy spy versione 1.0.1 circuit simulator written in Python uh, home page e tutta una serie di altre informazioni benissimo il video potrebbe anche finire qui non c'è bisogno di andare oltre ma magari possiamo adesso provare a <coughs> verificare l'installazione questo è molto utile e vi consiglio comunque di, di seguire anche questa parte per capire un attimo come gestire dei file di lavoro vostri che non vadano a essere persi perché sono salvati su questo server che come vi dicevo prima verrà dismesso nel momento in cui non servirà più a nessuno che si traduce in quando chiudiamo questo foglio di lavoro il server di lì a breve verrà dismesso e se noi questo foglio di lavoro lo riprendiamo domani non possiamo pensare di salvare dei file in questa zona qua e ritrovarli sani e salvi pertanto il modo corretto di lavorare, visto che adesso, come ci viene detto qua, dovremo scaricare la cartella benchmark, scaricare la cartella demo, eh, andare dentro la cartella benchmark ed eseguire questo file.python. Tutte queste operazioni ora le dobbiamo fare. Non le dobbiamo chiaramente fare salvando i file sul nostro server, ma li dobbiamo salvare in un posto sempre accessibile. Qual è quel posto sempre accessibile? Direi che è il nostro Google Drive. Noi possiamo associare il nostro spazio di lavoro Drive eh, a questo notebook premendo su questo tastino. Se io premo, lui mi chiede il permesso di leggere i file sul mio Google Drive e quindi gli dico connect to Google Drive. Bisogna concedere qualche secondo eh, e qui comparirà la nostra cartella Drive. Eccola qua. Dentro questa cartella, come vedete, c'è il My Drive e dentro questa cartella My Drive, come vedete, ci sono le cartelle che vediamo anche di qua. Per cui adesso, o da una parte o dall'altra, è del tutto indifferente, creiamoci una cartella di lavoro, ad esempio io lo faccio utilizzando questo Esplora risorse, clicco di tasto destro su My Drive, creo una nuova cartella, la chiamo working folder. Come vedete questa cartella è stata generata anche da questa parte, serve un po' di tempo di sincronizzazione ma eccola qua, adesso si chiama working folder. E adesso direi che sono pronto per andare a posizionare dentro questa cartella la cartella benchmark e la cartella demo che mi servono per eseguire il benchmark. Metto a schermo intero la pagina GitHub da cui vado a scaricare l'intero progetto perché purtroppo non si possono scaricare le cartelle specifiche. Con questo tastino verde premo e vado a fare il download eh, dell'archivio compresso che mi comprende tutto il progetto. Lo salvo. Eh, in realtà l'avevo già salvato in precedenza sul mio desktop e quindi me lo ritrovo qua, non ho bisogno di salvarlo, ma voi potete fare in questo modo. Dopodiché vado sul mio drive, apro la cartella che è il nostro working folder. Ora vado ad aprire un esplora risorse e mi posiziono sul desktop, ecco qui il nostro file.zip che io ho già estratto. Al cui interno mi trovo benchmark e demo, vado a copiare queste due cartelle dentro la mia Working Folder. Qui ci vuole un pochettino perché le copi, e nel frattempo io ritorno con questa modalità di visualizzazione. Perché da questa parte, nella mia Working Folder, già riesco a vedere le due cartelle. All'interno della cartella benchmark c'è il file. In questione run benchmark non mi resta che eseguirlo metto a schermo intero questa volta il mio foglio di lavoro vado ad aggiungere una casella di testo devo eseguire questo file vi ricordo che la nostra working directory è slash content sample data ci siamo spostati lì adesso dobbiamo spostarci in questa cartella perché dobbiamo eseguire run benchmark. Come si fa? La cartella in cui vogliamo spostarci è questa. CD e poi dobbiamo mettere il percorso di questa cartella, che noi non conosciamo, ma esiste uno stratagemma. Clicchiamo di tasto destro sul nome della cartella e premiamo su copy path, copia il percorso. Una volta copiato, CTRL V ed abbiamo il percorso di quella cartella lì. Diamo invio, maiusc invio, se vogliamo verificare con pwd maiusc invio abbiamo la verifica che siamo in quella cartella, ad ulteriore verifica con il comando ls abbiamo un elenco di tutti i file che sono in questa cartella, tra cui run benchmark e non ci resta che eseguire run del file che si chiama run Benchmark. Control invio ed ecco che parte il benchmark. Vengono testate tutte le reti di benchmark, che poi sono tutti gli esempi che trovate sulla wiki, e se vanno a buon fine qui vi trovate un, una dicitura ok. Partiamo con una rete DC, poi con un punto di lavoro, poi con delle reti AC, con delle reti di tipo transient, ce ne sono sette se non ricordo male, e infine con le reti che contengono i generatori pilotati. E questo conclude il nostro, il nostro benchmark. E di fatto conclude anche il nostro video. Tirando le somme abbiamo visto eh, la pagina del progetto SpySpy Spy e la sua wiki con tutte le informazioni. Abbiamo visto come installare la libreria in un eh, collaboratory di Google, anche detto Google Colab. Abbiamo visto come gestire lo spazio di lavoro su Google Drive e linkarlo al nostro Google Colab in modo tale da avere uno spazio di lavoro persistente. E alla fine abbiamo caricato dei file nel nostro spazio di lavoro. Eh, che consistono in alcune netlist, alcuni script python, nel in particolare uno script python che li esegue tutti al fine di verificare la corretta installazione del nostro sistema. Nei prossimi video andremo a simulare delle reti specifiche eh, che andremo a ideare noi e poi a simulare. E con oggi è tutto.